Host 2023 continua. Ci troviamo allo stand della RPE SRL, una azienda italiana che produce elettrovalvole, pompe e tante altre cose per il settore dell'idraulica, del caffè e tantissimi settori affini. Ne parliamo con Filippo Ravazzani, l'amministratore delegato dell'azienda. Filippo, è un gran piacere averti qui con noi. Piacere mio, grazie. Che cos'è la RPE? Facciamo una storia dell'azienda in un minuto. Allora, la RPE è un'azienda familiare fondata nel 1972 da mio padre. Siamo un'azienda che ad oggi sviluppa e produce totalmente in Italia prodotti per la gestione dei fluidi. Oggi come oggi siamo presenti qui in questa fiera meravigliosa e stiamo promuovendo tutta una serie di gamma di prodotti per l'ambito delle applicazioni caffè, beverage e ghiaccio. La vostra linea, ho visto dal vostro sito, ma anche da tutto ciò che ci circonda, è costituita davvero da una produzione infinita di realizzazioni a favore dell'idraulica per tanti settori coinvolti. Siete proprio nel padiglione che coinvolge i produttori di macchine da caffè, perché nemmeno farla apposta, per questa edizione voi presentate due novità straordinarie. Quali sono? Sì, allora l'RPE si caratterizza per avere una grande gamma, perché noi ci dedichiamo molto ai nostri clienti. Oggi come oggi abbiamo sviluppato due prodotti, uno un completamento di gamma che è una valvola a caduta per l'ambito caffè, in questo caso è una valvola già esistente sul mercato ma che nel nostro range di prodotti non era ancora presente. È un grande sviluppo per noi ed è molto innovativa nell'ambito dell'utilizzo dei suoi materiali. Il secondo prodotto invece è un'innovazione pura perché è veramente qualcosa che non esiste sul mercato oggi e che frutto dei nostri tecnici, dello sviluppo dei nostri ragazzi, siamo riusciti a portare come novità all'host. Questa valvola è una valvola componibile a separazione di fluido e autopulente. Viene utilizzato nell'ambito di fluidi molto aggressivi che possono essere dai sciroppi fino ad arrivare al latte o anche a fluidi molto caldi come il vapore o acqua molto calda. È realizzata in PPSU con un materiale a plastico, quindi un tecnopolimero e può lavorare fino a 140 gradi. Teniamo conto che ci sono alcuni materiali come ad esempio il latte che una volta riscaldato crea quella che si chiama la pietra del latte, che potrebbe andare addirittura a creare delle serissime difficoltà ai nuclei delle elettrovalvole, è così? Esattamente, il latte nonostante è un fluido che sembra poco aggressivo, è nel momento in cui viene utilizzato in un ambito di una macchina da caffè o in una macchina per emulsione del latte è molto aggressivo. Nel nostro caso siamo andati a lavorare principalmente su due aspetti: uno, su creare un design innovativo con l'opzione di non creare angoli morti, cioè vuol dire che quando il flusso del latte passa attraverso la nostra valvola non si ferma e non crea depositi. Questo permette a un'eventuale sanificazione di essere molto più efficace. Un'altra delle cose importanti che abbiamo inserito nella nostra nuova valvola è l'utilizzo della separazione di fluido. È un aspetto tecnico che per noi è estremamente importante, che sviluppiamo ormai da diversi anni. Siamo stati tra i primi a utilizzare questo sistema, abbiamo patentato un brevetto che permette di separare il fluido dalla parte di comando della valvola e soprattutto grazie a uno spillo che oggi viene realizzato in PPSU riusciamo a fare una tenuta e un'autopulizia. E allora forniamo un indirizzo di posta elettronica per tutti coloro che desiderano saperne di più, avere maggiori informazioni, scrivervi senza alcun impegno. Sicuramente potete scrivere a customercare@rpesrl.it, lì troverete tutti i nostri tecnici, tutti i nostri customer care che potranno darvi tutte le informazioni che avete necessario e magari farvi anche una presentazione di tutti i prodotti della nostra gamma. rpe.it è la casa delle valvole.